Ciao a tutti carissimi, buon anno, buon 2014, speriamo che sia meglio del 2013 che è appena passato, almeno per me, e spero che per voi già il 2013 sia stato un anno non male, ma per me è stato terrificante, quindi spero che questo 2014 sia meglio. E oggi siamo qui con l'ultima review di questa telecamera. Eh sì, è una cosa molto triste, ma quella che arriverà sarà una telecamera molto molto meglio, quindi bando alle ciance, iniziamo con questa review di una Pinkie Pie abbastanza speciale. Pinkie Pie ha come elemento dell'armonia la risata. Direi che è decisamente azzeccato per un pony che sembra fare cose totalmente insensate tutto il tempo e di cui ti chiedi se magari sarebbe saggio internarla. Poi scopri che Pinkie ha una storia triste alle spalle. Il suo scopo è sempre far sorridere i suoi amici, no matter what. Pinkie Pie fa parte della serie Pinkie Pie's Boutique, cioè la boutique di Pinkie Pie, come molti fan la chiamano Dark Pinkie Pie. Questo perché il cutie mark di Pinkie, come vi farò vedere, è diverso e lei veste in maniera veramente stilosa, come possiamo vedere, e sempre col nero, forse perché nero col rosa sta bene, non ho realmente capito il perché, ma soprattutto dove Pinkie Pie sembra essere una vera fashionista e appassionata di vestiti. In America viene venduta solamente da Target, che è una catena di grandi magazzini, mentre qui in Italia non è ancora arrivata, anche se dovrebbe arrivare a breve. La Hasbro non mi ha dato una data d'uscita, però me l'ha mandata, quindi dovrebbe uscire. In Inghilterra invece è già disponibile e si trova un po' ovunque. Vediamo un po' quindi questo packaging della Dark Pinkie, o della cosiddetta Pinkie Pie's Boutique, che come ho già detto è una serie di Pinkie Pie particolarmente stilose. L'oblò dove possiamo vedere Pinkie è molto carino. Nella scatola è come divisa a metà da questi due colori, che sono il rosa e il nero. Sono due colori che sono sempre stati molto bene assieme e penso che questo abbia ispirato la Hasbro proprio usare Pinkie per questa versione. Un po' me lo auguro perché non ci vedo proprio Pinkie Pie essere così fashionista. Qui possiamo vedere il logo dei My Little Pony e qua in tutte le lingue l'amicizia è magica. C'è anche l'italiano, cosa che mi fa sperare, per l'appunto, che questa Pinkie Pie's Boutique esca presto anche in Italia. Sul fondo ecco il logo Hasbro e il logo dei Pinkie Pie's Boutique. Pinkie Pie, pink and fabulous. Cioè, rosa e favolosa. Ed ecco qui Pinkie sul lato. Sul lato possiamo vedere il packaging, anche sull'altro lato, e ecco qua il retro dove possiamo vedere il prototipo di questa Pinkie Pie stilosa, come dico io. Non sappiamo perché la Hasbro usi sempre la foto di un prototipo per il retro. Troppo sbattimento fare nuove foto, Hasbro? Probabile. Come sul davanti la scatola è divisa in due colori, a metà, come se fosse tagliata a metà. Ecco più da vicino la foto del prototipo di Pinkie. Qui possiamo vedere sempre la scritta L'amicizia magica, il logo dei My Little Pony, il logo di nuovo della Pinkie Pie Boutique. Pinkie Pie is pink and fabulous, come c'era scritto davanti. E qui c'è scritto, Pinkie Pie è rosa e favolosa. Questo ci fa ben sperare, come ho già detto, che arrivi presto in Italia. Passiamo quindi all'unboxing. Ho già visto che qui, sui lati, c'è dello scotch, ma sembra molto facile da togliere. Si può togliere benissimo senza alcun tipo di forbice, come ho già detto. Oh madonna ragazzi, ho rischiato di morire durante la review, ma non è successo. Sarebbe stato carino da leggere sui necrologi. Elisa morì facendo una delle sue review. Qui la scatola si apre facilmente come un libro. Qua c'è foglietto di istruzioni. Ah no, quasi inutile. Un foglietto inutile che potevano anche non mettere. Scarta sprecata. Apriamo. Ecco qui. Abbiamo tolto la parte superiore, che si è semplicemente scastrata, quindi l'unboxing veramente facile. Ecco dello scotch. Sì, esatto, forbice, vai, taglia lo scotch. Bene, quindi forbice ha fatto la sua apparizione. Ecco Pinkie. E dalla sua scatola ha i capelli ancora clippati in questo affarino che usano per tutti i pony. Oh madonna. Beh, cosa dire, unboxing veramente facile, quindi complimenti alla Hasbro per il packaging di questa Pinkie Pie's Boutique.
Eccoci qua con Pinky. Mi stavo scordando di dire che la scatola è abbastanza carina, ma niente di particolarmente entusiasmante, quindi il voto per la scatola è 2 su 5, mentre per l'unboxing è 5 su 5 perché è di una semplicità incredibile. Pinky ha la grandezza di un fashion pony, cioè un pony pettinabile, e quindi un pochino più grande dei pony normali. Eccola qui in comparazione con una Pinkie Pie normale, dei set che trovate solitamente in giro, al supermercato o nel negozio di giocattoli. Insomma, la grandezza normale di Pinkie Pie è questa. Questa è della Fashion Pinkie Pie, lei è la prima Fashion Pinkie Pie che ho. Ecco una Pinkie Pie Blind Bag, quella che potete trovare nelle bustine. E infine, quella comparata con Pinkie Pie versione basic delle Equestria Girls. Quindi queste sono tutte le grandezze di Pinkie esistenti. E io le ho tutte. Sì, ho fatto una review delle Equestria Girls, ma è molto molto lunga e sto cercando di fare un montaggio decente. Eccola con un altro pony fashion, questa è Princess Twilight Sparkle, per farvi vedere un pochino come sono. E ora guardiamo Pinkie Pie un pochino nel dettaglio. Un fiocco nero come me, anche io indosso quasi sempre dei fiocchi, con il centro argentato molto carino che è tenuto su da un elastico che io non toglierò. Ha questo vestitino nero che in realtà è diviso in due parti, quindi sarebbero maglietta e gonna, e sul davanti ha questi tre cuoricini, mentre sul retro ha questa sottospecie di cintura che lo percorre tutto e questa gonna pizzettosa rosa, e anche questi che sarebbero dei reggi calze. Pinky, non sapevo questo lato di te. Oh my god, a me. Ed è removibile. Queste scarpette veramente carine, che le ruberei, che sono rosa, intagliate con dei ghirigori di particolarmente interessante da descrivere, quindi insomma guardatele, sono così. E hanno questo diamantino glitterato sul davanti, non so se vedete, ma le mie dita sono già piene di glitter. Eccolo qua. E sono removibili. Togliamole, vero, facili da togliere. Ecco Pinky senza scarpe. E anche il vestito è removibile, vi ho già detto che è diviso in due parti, quindi possiamo toglierle prima la gonna con la cintura a cuoricini. Ecco qui, la potete vedere meglio. Davvero davvero carina, ben fatta, stranamente. E la maglietta si muove dal sopra, eccola qua. Eccola qua, sempre, ve la faccio vedere un pochino meglio, scusate, come al solito non sto molto bene. Come potete vedere, una grande particolarità di questa linea di Pinkie Pie è il suo cutie mark. E anche per questo viene chiamata Dark Pinkie Pie, non soltanto per abbigliamento, ma anche perché il suo cutie mark ha dei colori differenti. Mentre una Pinkie Pie ha i palloncini, quello al centro giallo e gli altri due blu, questa Pinkie Pie ha il rosa, il bianco e il nero, che sono i colori principali per l'appunto di questa serie. Naturalmente Pinky arriva senza nessuna spazzola, e questo è veramente strano. Nei My Little Pony si può trovare una spazzola praticamente ovunque, ma questa Dark Pinky arriva senza nessun tipo di spazzola, il che mi lascia un pochino basita. Non ho tolto il cerchietto perché non voglio togliere gli elastici. Sono sicura che ne avrete già moltissime, quindi non è un grandissimo problema. La criniera e la coda sono le classiche che ha ogni tipo di My Little Pony che ora è in vendita. Mentre la coda è totalmente fucsia, la criniera ha due colori differenti che sono un fucsia e un rosa chiaro. Quasi sul bianco, come il terzo colore della Pinkie Pie Boutique per l'appunto. La mia Pinkie è un pochino macchiata di nero, penso che quindi il vestito a lungo andare lasci giù il colore, ma insomma non è un grosso problema. Ora rivestiamola e diamo un giudizio finale. Eccoci qui con Pinky rivestita. Cosa penso quindi di questa Pinkie Pie della Pinkie Pie Fashion Styles Boutique? Penso che sia una Pinky particolare e molto carina. Mi piace comunque che Pinky in realtà abbia un lato fashionista che non vuole mostrare a nessuno. Ovviamente il rosa e il nero sono due dei miei colori preferiti e stanno molto bene assieme, quindi penso che sia una buona aggiunta alla vostra collezione di My Little Pony. Hasbro mi ha detto che in Italia dovrebbe venire sui 15 euro e mi sembra un prezzo abbastanza onesto. E insomma, la trovo davvero carina e penso che sia decisamente da aggiungere alla vostra collezione di pony, soprattutto se avete anche una Pinkie Pie normale, potete aggiungere la sua gemella fashionista. Un paio di notizie di servizio da darvi. Questa è l'ultima review che farò con questa telecamera, ma ci stiamo avvicinando ai 100 iscritti sul canale. Sapete cosa significa? Esattamente, significa un giveaway. E pronti, perché presto potrebbe avverarsi il sogno di qualcuno e avere un qualcosa di gratis, o magari anche più di una cosa. Continuate a dare un occhio al mio canale per scoprire che cosa succederà. Vi ricordo di iscrivervi alla mia pagina di Facebook, che compare qua sotto, dove ci sono news, curiosità, video inediti e anche giveaway che non compaiono su YouTube, quindi mi raccomando, iscrivetevi. Cosa ne pensate di questa Fashion Style Pinkie Pie Boutique?
Fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Direi che è giunto il momento di aggiungerla alla mia collezione, cosa ne dite? Oh Pinky, stai bene vicino a Luna e Cadence? E a Nightmare Moon? E a Vinyl? E a tutti questi altri pony che sono qui? E qui? E anche qui? E non dimentichiamoci qua sotto? Ragazzi, sono abbastanza dipendente, credo.